Il caso clinico di cui vi parlo è quello di una donna di 57 anni alla diagnosi, senza patologie pregresse, non fumatrice e di professione insegnante di scuola dell'infanzia. A ottobre del 2016, in seguito alla comparsa di una tumefazione laterocervicale sinistra, esegue un'ecografia del collo, con evidenza di multiple lesioni linfonodali colliquate e alcuni noduli tiroidei. Inviata dall'endocrinologo, esegue un cito aspirato dei noduli tiroidei con diagnosi di nodulo microfollicolare e lesione colloidocistica emorragica con lievi atipie. Durante il pre-ricovero per tiroidectomia viene sottoposta a una visita otorinolaringoiatrica e in realtà si riscontra una lesione orofaringea che, biopsiata, pone diagnosi di carcinoma epidermoidale P16 positivo. La paziente a questo punto non esegue più la tiroidectomia e esegue un TAC di stadiazione che non evidenzia metastasi a distanza. Ci troviamo di fronte quindi a un carcinoma orofaringeo localmente avanzato e la paziente viene avviata a un trattamento curativo con chemioradioterapia. Per un totale di 69.3 gray su orofaringe e linfonodi laterocervicali e cisplatino concomitante al dosaggio di 100 mg metro quadro ogni 21 giorni. Alla prima TAC di ristadiazione si evidenzia un nodulo polmonare di 5 mm al novembre del 2017. La PET è negativa e si decide pertanto di sottoporre la paziente a stretto follow-up clinico strumentale con PET e TAC. A maggio 2018 gli esami di rivalutazione mostrano una franca progressione di malattia polmonare e ossea. Si decide per biopsiare una metastasi scapolare destra che risulta diagnostica per localizzazione di carcinoma epidermoidale P16 positivo. A questo punto la paziente è asintomatica e inizia un trattamento di prima linea metastatica con uno schema modificato. Cetuximab più cisplatino che poi viene convertito in carboplatino per intolleranza. Dopo 3 mesi di terapia, la paziente da asintomatica ha sviluppato degli effetti collaterali da trattamento, in particolare un rash G2 a livello del volto, del tronco e del collo, una xerodermia G2 e una stipsi importante. La TAC di rivalutazione, con anche successiva PET, mostra un quadro di progressione di malattia polmonare. A questo punto avviamo la paziente a trattamento di seconda linea con nivolumab 240 mg flat dose ogni 14 giorni, previa valutazione endocrinologica per monitoraggio della funzionalità tiroidea. Ricordiamo che la paziente era già in trattamento con levotiroxina. A maggio del 2019 vi è un progressivo incremento delle algie a livello della scapola destra, con difficoltà al movimento dell'arto, che crea alla paziente problemi sul lavoro, per cui a giugno pratica una radioterapia palliativo-antalgica e si decide di proseguire con il nivolumab, interrompendolo soltanto durante il trattamento radiante. A ottobre del 2019 la PET mostra una risposta metabolica parziale a livello di tutte le lesioni precedentemente captanti, per cui si prosegue il trattamento. La paziente non presenta effetti collaterali. La PET di giugno 2020 evidenzia una risposta metabolica completa a livello di tutte le lesioni attive precedentemente, con solo una residua lievissima captazione a livello scapolare destro, non oncologicamente significativa, come possiamo vedere dalle immagini PET di confronto. Ad oggi la paziente è stata sottoposta a 41 somministrazioni di nivolumab, quindi circa un anno e 8 mesi di trattamento. La terapia è stata ben tollerata, in assenza di disturbi soggettivi, ed è stata proseguita e adattata, quando necessario, la terapia con levotiroxina. Questo caso clinico mostra una lunga risposta al nivolumab e ci pone il dilemma, nell'eventualità che la paziente mantenga la risposta, se proseguire il trattamento oltre i 2 anni. Mostra inoltre che la paziente ha potuto iniziare e proseguire in sicurezza il trattamento nonostante l'ipotiroidismo basale. E questo è stato possibile grazie ad un lavoro di equipe che ha coinvolto diversi specialisti.
la radioterapia palliativa non ha provocato effetti collaterali e anzi è possibile che ci sia stato un sinergismo con l'immunoterapia, anche se i dati di letteratura al riguardo non sono univoci. Inoltre vediamo come la PET, il cui ruolo è ancora discusso nella valutazione della risposta all'immunoterapia, in questo caso è stata un valido metodo di rivalutazione di malattia.